Allora, noi diamo inizio ai lavori di questo incontro che abbiamo, come dire, pensato di fare con il Comitato. Siamo veramente onorati di avere qui con noi il senatore D'Ippolito, il dottor Giuseppe Perri, che è il direttore generale, deputato D'Ippolito, il dottor Giuseppe Perri, che è il direttore generale dell'ASP di Catanzaro, Antonio Gallucci, il direttore sanitario del presidio unico dell'ASP di Catanzaro, il sindaco Leonardo Sirianni e Antonello Maida, che è il presidente del locale comitato per l'ospedale del Reventino. Noi siamo arrivati a questa decisione di, come dire, generare questo incontro perché effettivamente siamo arrivati a un punto di non ritorno, o perlomeno pensiamo di esserci arrivati. L'abbiamo chiamato codice rosso perché di questo si tratta. Mai in passato si è generata una situazione come questa di oggi, ovvero una deficienza di personale che sarà alimentata dalle pensionamenti in atto che sono sulla struttura ospedaliera. Persone che devono essere sostituite, e sostituite si intende con situazioni che si devono guardare più a una mobilità interna che a un indire dei concorsi pubblici, perché tra l'indizione dei concorsi, l'espletamento e i vari ricorsi che ci saranno, il problema così non lo risolveremo mai. Si risolve solamente con il personale che c'è esistente e farlo ruotare in modo che Soveria abbia quelle unità che servono per il funzionamento dell'ospedale. Unità che servono in modo imprescindibile. Oggi è stato l'ultimo giorno di una dipendente che lavora in un ambulatorio dell'ospedale, ovviamente dovrà essere sostituita, ma questo succede ogni giorno, questo fatto che sta accadendo ogni giorno. Poi ci sono anche delle situazioni che avevamo posto al dottore Perri al tavolo di palazzo dove ci siamo incontrati con Scura, c'era anche il nostro deputato D'Ippolito che si sta patrocinando questa battaglia per l'ospedale di Soveria, ma anche per tutto il Lametino. Queste istanze le abbiamo fatte vedere. Ovviamente diciamo, il primo punto è i pensionamenti, il secondo punto a noi interessa il pronto soccorso, perché mancano le consulenze specialistiche. Praticamente è vero che abbiamo costruito un qualcosa di nuovo, che è bello, che è accessibile, che è sicuramente più fruibile sia per i medici che per l'utenza, però è un pronto soccorso che rimane monco di consulenze. Che cosa significa non avere la consulenza al pronto soccorso? Significa non avere una specialistica. Per esempio, un fatto che è accaduto ieri: è arrivata una signora che venerdì scorso aveva avuto una frattura e doveva avere la consulenza ortopedica. Siccome l'ortopedico viene solamente di martedì, ha aspettato 4 giorni, è arrivata, ha fatto la consulenza. La consulenza ha detto a questa signora che doveva andare a Nicastro a farsi un attacco perché a Soveria non funzionava. Questa era un'anziana, aveva 84 anni, trasportata a Lamezia e riportata a Soveria. Questo genera la mancanza di consulenza, perché questo è un problema che per le persone anziane credo che sia una cosa che non dovrebbe esserci. Perché il radiologo a Soveria non è presente tutta la settimana. Si sente? Non è presente tutta la settimana, è presente solo 2 giorni a settimana, cosa che limita fortemente la diagnostica da questo punto di vista. Ovviamente noi in questo ospedale, e qua mi rivolgo sia al dottore Perri che questa cosa li conosce, ma all'onorevole D'Ippolito, che nemmeno il DCA, che sono stati fatti i decreti dei vari commissari, hanno saputo ridare una nuova vita a questo ospedale. Cioè non sono stati istituiti i 20 posti di medicina per come erano prefissati, con i 20 posti di lungodegenza e con i 20 posti di riabilitazione. Non sono stati fatti, e questo secondo me è un limite anche di un'azione commissariale che ragiona, deve ragionare sotto copertura finanziaria. Un commissario non può fare un decreto e poi non avere la copertura finanziaria, e questo però non è stato fatto nemmeno negli altri ospedali di montagna.
nel passato ci hanno convinto che dovevamo sopportare tutte le cose che accadevano in questo ospedale, anche la famosa chiusura del punto nascita a Soveria Mannelli, che quando è avvenuta l'ospedale erogava quasi 400 parti all'anno, poco meno del limite dei 500 parti che sono regolati con una legge nazionale ed europea. Ancora oggi, pensate, esistono in Italia 308 punto nascita che fanno il loro lavoro. Per noi invece ce l'hanno chiuso e ci hanno detto che non dovevamo capire. Dobbiamo riempire, dottore Perri, questo ospedale di DRG chirurgici, perché se non abbiamo questa influenza economica sull'ospedale, non abbiamo gli ambulatori, che voi l'altra volta avete detto, per dare contenuto a questo ospedale dobbiamo riempirlo di ambulatori. Io credo che questo sia un passo giusto, anche perché il territorio esige questo, visto e considerato che non possiamo più ormai ipotizzare l'ospedale con i vecchi reperti, come era stato istituito prima. Poi ci sono dei casi limite, cioè, perché noi dobbiamo capire che abitiamo in zone disagiate. Un caso limite io lo trovo in Cigliano, un paese vicino a Soveria, dove non c'è nemmeno la farmacia. Cioè, il comune eroga un servizio con una macchina dove i cittadini vanno alle 10 alle 11 a portare le ricette. Questa macchina va a Cosenza, prende le ricette e li porta i farmaci a Cigliano, ma se uno non la porta in questo lasso di tempo, la farmacia non esiste. È chiusa a livello viario perché due strade sono franate e per arrivarci rimane solo una strada del Savuto, un'altra è piena di frane continue, se ci siete andati lo potete vedere, e c'è una guardia medica che non ha nemmeno la macchina, non arriva nemmeno tutti i giorni, e quando a qualcuno serve la guardia medica deve andare a prenderla con la macchina e portarla a casa del paziente. Cioè, questo è come vivono le zone interne. Cioè, non credo che sia possibile, togliere tutti quei servizi principali e basilari alle zone interne per stare in questa situazione. Queste sono le cose più o meno più sostanziali che credo che debbano essere dette. Adesso faremo parlare il presidente del comitato Antonello Maida, che ci illustrerà come un pubblico ministero quelle che sono le istanze dell'ospedale. Poi daremo la parola al sindaco, poi al dottore Gallucci, poi al dottore Perri e infine l'onorevole D'Ippolito tirerà le conclusioni anche e soprattutto sul fatto del precedente incontro che abbiamo avuto sia col direttore generale che con il commissario Massimo Scura. La parola va ad Antonello Maida. Pronto? Ecco. Buonasera a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare e salutare gli intervenuti al tavolo dei relatori e fare una piccola premessa. Quello che è strano, onorevole D'Ippolito, è che un comitato, ed è veramente strano e lo dice il suo presidente, sia durato 11 anni, è in carica da 11 anni. Cioè, noi qui a Soveria Mannelli abbiamo istituzionalizzato ciò che dovrebbe generalmente durare poco. Perché un comitato si riunisce e presenta delle istanze alla politica, che poi deve risolverle e deve dare gli strumenti all'azienda per poterli risolvere. Noi ancora oggi, dopo 11 anni, siamo qui a rivendicare, ma soprattutto a chiedere di poter far funzionare quella che ormai è diventata l'unica possibilità di prestazione sanitaria in tutto il nostro comprensorio. Da pubblico ministero, come mi ha introdotto il vicepresidente Sirianni, cercherò di fare appunto quelle che sono le criticità, in modo da poter dare la possibilità ai nostri relatori di poter rispondere in merito, e soprattutto alla fine proietteremo un numero di cellulare al quale ciascuno di voi potrà tranquillamente, in anonimo oppure se vuole anche rivelare la propria identità, porre delle domande ai nostri relatori. Crediamo che sia uno strumento utilissimo, in modo da poter dare anche delle risposte ad eventuali temi che noi non riusciremo a trattare nel corso, diciamo, del dibattito. Dicevamo codice rosso. Perché codice rosso? Perché in questo momento quello che soffre veramente è il cuore pulsante dell'ospedale, e il cuore pulsante noi l'abbiamo sempre identificato con il personale.
Cioè, ciò che ha reso possibile 11 anni di sopravvivenza, 11 anni nel quali praticamente questo ospedale è ammalato, è stato il personale. Spesso l'abnegazione, l'affetto, possiamo dire il senso di responsabilità del personale. Qui ne vedo tanti e li vorrei ringraziare uno per uno, perché veramente fin oggi hanno dato la possibilità alla nostra struttura di poter sopravvivere ai tempi. A giugno, tra giugno, luglio, agosto, andranno in pensione 15 unità. Si stima fino alla fine dell'anno saranno 20. È una domanda che io ho posto proprio al commissario Scura in occasione dell'incontro, circa una garanzia sulla loro pronta sostituzione. Ha detto saranno sostituiti, è stato lapidario, fermo, era presente anche il direttore Perri e noi confidiamo, non abbiamo modo di dubitare che il commissario e il direttore Perri daranno la possibilità al nostro ospedale di sopravvivere a queste decurtazioni che già si vive in una situazione ovviamente di disagio perché il personale disponibile è poco. Se dobbiamo subire ulteriori decurtazioni è chiaro che parecchi servizi verranno a mancare da qui a breve. Il secondo punto lo abbiamo individuato nel laboratorio di analisi. Attualmente funziona con due medici e due tecnici. Questo significa che è ovviamente in grave sofferenza. Poi ormai il sabato praticamente non lavora più, non lavora per effetto sia della mancanza di personale, ma anche perché, lo seguiremo in un altro punto, è chiuso l'ufficio ticket. L'ASP ci assicura che a breve dovrebbero arrivare in questo reparto due tecnici e un medico. Qui abbiamo il nostro direttore, ha preso un preciso impegno in tal senso, quindi dovremmo trovare quantomeno, almeno per quanto riguarda il laboratorio, una soluzione agevole a breve. Terzo punto, reparto di medicina interna. Allora, partiamo innanzitutto dal latte aziendale. Latte aziendale ha previsto per il nostro reparto di medicina 20 posti, sono 6 di lungodegenza e 12 di medicina ordinaria. Attualmente allo Stato sono soltanto disponibili 12 posti e sappiamo anche perché, non c'è sufficiente personale per poter far fronte a 20 unità. Addirittura nel decreto di Scura, quindi nel decreto del commissario alla DAC, sono previsti 20 posti ordinari e 20 di lunga degenza. La situazione ovviamente che si viene a caratterizzare nella contrazione della disponibilità genera continui trasferimenti presso altri istituti e soprattutto questo avviene purtroppo nelle fasce più deboli, che è la fascia degli anziani. Quarto punto, il servizio di radiologia. Funziona due volte a settimana in H8. Si chiede che questo venga ripristinato almeno per 6 giorni alla settimana per 8 ore. E si puntualizza a questo proposito che per quanto riguarda le consulenze esterne, cioè che il servizio che la radiologia praticamente rende alla popolazione esterna, quindi non ricoverata oppure senza accesso al pronto soccorso, praticamente per fare una RX o le ecografie l'attesa minima è di 3 o 5 mesi e spesso queste prestazioni vengono evase o a Soverato o alla Lamezia Terme. Quinto punto, il servizio di oncologia. Vorrei fare un breve incipit sul servizio di oncologia. Cioè l'oncologia è stata prevista praticamente nei decreti. Cioè noi sinceramente non è che non ci avevamo mai pensato, però abbiamo sempre ritenuto più urgenti altri tipi di prestazioni, però ben venga il servizio di oncologia, ma già da come è stato predisposto inizialmente io personalmente avevo espresso delle riserve. Ad oggi purtroppo i fatti mi hanno dato ragione, renderlo una volta a settimana non serve praticamente a niente e a nessuno. Pronto soccorso. Allora, qui ci sono due tipi di problemi, due criticità serie. La prima, ed è sempre la solita, esiguità di personale. La seconda riteniamo sia quella della mancanza di specialisti. Cioè, noi vorremmo che in qualche modo si studiassero i presupposti affinché ci fosse la disponibilità di specialisti in chirurgia, cardiologia, ortopedia e ginecologia. Questi dovrebbero servire sia per le consulenze, quindi per gli accessi al pronto soccorso, e ovviamente anche per tutte le prestazioni
specialistiche esterne. Quindi non sarebbe una disutilità da un punto di vista economico porre in essere le consulenze in forma H8, naturalmente non è che bisogna istituire proprio dei reparti, però quantomeno avere la disponibilità in loco ed evitare soprattutto che la nostra autoambulanza vada avanti e indietro dalla Mezzia Terme, fatto che innanzitutto secondo noi è diseconomico, ma soprattutto pone tutta la popolazione in grave pericolo, perché se nel contempo dovesse esserci un'emergenza sanitaria si deve risolvere con ambulanze presenti in altre sedi. Su questo punto io sono sentito con il direttore e ovviamente l'ASP almeno in questo ci viene incontro, in quanto dovrebbe essere a breve consegnate, mi sembra due, vero direttore, due nuove autoambulanze, 4x4, ce ne hanno fatte anche, cioè, compatibili con i nostri climi, per cui su questo punto quantomeno andiamo. Però ripeto, il pronto soccorso deve essere potenziato, perché è un bellissimo pronto soccorso, moderno, una struttura veramente molto, molto all'avanguardia, però naturalmente in eseguità di personale e soprattutto con situazioni di mancanza di consulenze spesso è solo un centro di smistamento. Dei sargeri sono previsti nei decreti commissariali ad acta, i desargeri in forma multidisciplinare praticamente, quindi dovrebbero abbracciare tante branche. Allo Stato ci sono soltanto due sedute praticamente di chirurgia generale e una seduta al mese praticamente di chirurgia plastica. Abbiamo tante volte parlato anche con il lettore della possibilità di avviare discorsi inerenti all'urologia, l'oculistica, la ginecologia e l'ortopedia. Dovrebbero essere fatti con cadenza settimanale, anche perché, parliamoci chiaro, la richiesta c'è, esiste. Cioè, il presupposto di tutta questa analisi parte dall'analisi soprattutto economica. Quindi noi non facciamo un tipo di rivendicazione che sia sganciata dai criteri economici. Ormai lo sappiamo più, da tanti anni non esistono più le ASL, esistono le ASP. E le ASP sono aziende, per cui al primario concetto di costo-utilità per la popolazione è stato sostituito il concetto economico, prettamente economico, del costo ricavi. Ma qui, attenzione, i ricavi si possono generare innanzitutto per un principio fondamentale: qui ma nessun privato verrà a far nulla di nulla, perché è chiaro che la prestazione privata che può porre, diciamo, in disequilibrio economico la struttura pubblica, qui difficilmente potrà essere un pericolo. Quindi si può investire su... Scusa, la senatrice Avono, se vuole accomodarsi davanti. Prego. La senatrice Avono è stata eletta nel Movimento 5 Stelle nel nostro collegio di Catanzaro. Buonasera e benvenuta. Stavamo dicendo, nulla rende diseconomico la prestazione presso la nostra struttura, perché si tratta soltanto di avviare i processi di produzione del servizio sanitario. La domanda c'è, esiste il loco ed è una domanda che si può anche esternalizzare ai contesti limitrofi, come è sempre stato negli anni dal 74 al 2006, quando l'ospedale Sovrimannelli, o meglio del Reventino, è stato una fonte di prestazioni per l'intera regione. Poi un particolare punto è quello relativo all'ufficio ticket. Siamo arrivati, io direi, al paradosso, perché io lo trovo paradossale: chiudere la fonte primaria di introiti un giorno alla settimana, il sabato, e rendere praticamente l'ospedale impossibilitato a prestare qualsiasi tipo di prestazione in quel giorno. Il sabato praticamente l'ospedale è chiuso, perché la chiusura dell'ufficio ticket rende inutile, è meglio, già era chiuso il laboratorio d'analisi, c'è l'impossibilità di tutte le altre tipi di consulenze, quindi anestesiologiche, cardiologiche, pediatriche, radiologiche, cioè non si può chiudere la struttura il sabato. Il personale è sempre il problema, che è ovvio, non si riesce a risolvere perché l'estremo blocco del turnover ha favorito questa situazione di stallo. Quando si va a creare i processi, ovviamente, di concorso, ci sono tutte le procedure che sono lunghissime, la mobilità interna spesso o è difficile,
complicata, perché ovviamente non è che il personale manca solo a noi, il personale manca in tutti gli ospedali della regione, manca in tutte le strutture pubbliche della regione, ragion per cui diventa complicato veramente avere delle risorse in mobilità. Quando si trovano, poi si trovano anche il modo di non farle pervenire. Ecco, quindi, su questi punti ovviamente chiederemo lumi al nostro direttore generale, perché non possiamo ancora, diciamo a fronte di 2 mesi, ma sono anche 2 anni se vogliamo, che noi avevamo previsto questa situazione di quiescenza di gran parte del personale, e come non si è arrivati purtroppo ad oggi dove non si ha un vero e proprio piano ancora di sostituzione. Altro punto è la cardiologia. La cardiologia, ovvio, è un servizio che viene reso e secondo noi, secondo il nostro modesto punto di vista, dovrebbe essere resa simbiotica con l'ospedale di Lamezia. L'ospedale di Lamezia ha un'unità praticamente medico nel presidio H24, per cui si può generare un percorso virtuoso. Noi di questo abbiamo già parlato con il dottore Ceravolo, che ha dato la massima disponibilità ed è il primario dell'unità cardiologica di Lamezia. Lamezia Terme è un buon centro cardiologico, oggi è un ottimo primario, e quindi noi riteniamo, vista anche l'esigenza, noi, la maggior parte delle consulenze che accedono al pronto soccorso sono tutte inerenti a questa fascia, diciamo, di problematica sanitaria, e se, quindi se arriviamo anche alle 20, 25, 30 richieste giornaliere, e bisogna trovare il sistema, il modo, direttore, di poter cercare una simbiosi fra i due reparti, quello di Soveria e quello di Lamezia. Un punto per cui va dato merito solo ed esclusivamente al direttore Perri, la pediatria. Noi non ci stancheremo mai di ringraziare il direttore per aver mantenuto questo importante, importantissimo per noi servizio. È stata veramente un qualcosa che ha fatto in deroga, perché non era previsto nel decreto ad acta che noi continuassimo ad avere, anche se in forma ambulatoriale in H8, il servizio di pediatria. Noi lo ringraziamo ovviamente e vi chiediamo anche di prestare, direttore, la massima attenzione su un aspetto. Giustamente la dottoressa Mancuso, che si occupa, ha diritto anche lei alle ferie, ne ha diritto e lavora tutto l'anno, ragion per cui cerchiamo quest'anno almeno, perché poi, tra parentesi, il periodo delle ferie è il periodo con i maggiori accessi, perché aumenta anche la popolazione, tanti bambini che vengono in ferie a Soveria, e quindi c'è veramente bisogno di programmare quest'anno per tempo. Cerchiamo di dare anche questo segnale che le cose da questo punto di vista stanno cambiando e che sappiamo anticipare anche eventualmente quelle che possono essere le criticità. La gastroenterologia è un altro merito del direttore Perri, cioè questo servizio è stato mantenuto grazie alla capabilità, ma anche pensando in maniera manageriale che Soveria Mannelli ha sempre fornito un servizio di alta qualità per quanto riguarda la gastroenterologia. Naturalmente, finalmente dopo tanti solleciti, è già arrivata parte delle attrezzature che avevamo richiesto da tanto tempo, soprattutto inerente alla sterilizzazione, diciamo, della strumentazione. Ora bisogna dare atto, direttore Gallucci, alla seconda promessa, quella di avere la colonna per quanto riguarda la diagnostica. Speriamo di averla a breve e di poter continuare a derogare questo tipo di servizio. Arrivo quindi alle conclusioni, in modo da dare la parola ovviamente ai relatori molto più qualificati di me per parlare delle soluzioni da adottare in questa sede. E quindi quello che è importante secondo noi è rendere innanzitutto attuativo quello che è il decreto. Noi non stiamo chiedendo null'altro che non fosse già previsto per noi, quindi è bene sottolineare questo aspetto, onorevole. Noi non stiamo in questa sede chiedendo qualcosa che non ci hanno già concesso. Noi ce l'abbiamo già, sulla carta c'è, ragion per cui cerchiamo di dare un impulso affinché quello che ci è stato concesso ci sia effettivamente dato, punto numero uno. E naturalmente dare la possibilità ai direttori, soprattutto ai direttori come Perri, che hanno voglia, hanno forza, hanno volontà di poter sperimentare anche con le pochissime risorse di cui dispone il Servizio Sanitario Calabrese,
e dargli quindi la possibilità di valorizzare quelle che sono le strutture, perché è importante, perché a fine anno si danno i consuntivi, perché il direttore deve dare diciamo le somme di quanti introiti all'ospedale, far vedere che non è una questione, soprattutto dimostrare che non è una questione di mancanza di domanda, la domanda c'è, ma l'azienda si deve attrezzare soprattutto a dare delle risposte. Noi abbiamo, come dicevo prima, vi diamo la possibilità di porre delle domande. Ovviamente per evitare di passare il microfono a destra e a sinistra vogliamo utilizzare questo strumento. Voi con un semplice SMS o un WhatsApp potete tranquillamente rivolgere una domanda ad uno dei nostri, diciamo, relatori, quindi specificate con chi, da chi volete una determinata risposta, in maniera tale sicuramente ci sarà la possibilità di poter avere delle risposte in merito. Io ho finito, adesso diamo la parola ovviamente al nostro al sindaco Leonardo Siriani. Sì, adesso la parola passa al sindaco Leonardo Siriani, che lo voglio ricordare qui, proprio qui sotto, quando ancora non c'era niente, c'era una struttura fatiscente. Organizzammo la prima riunione del comitato pro-ospedale, che nacque il comitato in modo spontaneo, il sindaco Siriani c'era, era il 4 di febbraio del 2007, quindi sono passati ben 11 anni. Da allora il sindaco è stato sempre vicino a quelle che sono state le tematiche dell'ospedale. Per questo lo sentiamo vicino e vediamo stasera cosa ha da dire in proposito. Grazie, grazie Sandro, e approfitto dell'occasione per sottolineare il lavoro svolto dal Comitato Pro Ospedale del Reventino. Se siamo qui stasera a puntualizzare, a sollecitare, a parlare dei problemi della sanità del nostro territorio, gran parte del merito spetta anche a loro, che in maniera disinteressata, in maniera seria, hanno sempre focalizzato i problemi del nostro ospedale. Io ho il piacere e l'onore di salutare a tutti quanti voi, a tutti gli intervenuti, in particolar modo i saluti dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, all'onorevole Giuseppe D'Ippolito, deputato al Parlamento italiano, alla senatrice Vono, senatrice della Repubblica italiana, al dottor Giuseppe Perri, direttore generale della nostra ASP di Catanzaro, al dottor Antonio Gallucci, direttore sanitario del presidio ospedaliero unico, ad Antonello Maida, presidente del comitato pro ospedale del Reventino, ad Alessandro Siriani, presidente del comitato ospedali di montagna, ai sindaci presenti, al vice sindaco di Colosimo, al vice sindaco di Bianchi Franco Perri, al presidente del consiglio comunale di Serra Stretta Maruca Michele. Il sindaco di Serra Stretta si scusa, per concomitanti impegni non può partecipare. A tutti i rappresentanti dei comuni vicini, ai consiglieri comunali del comune di Soveria Mannelli presenti in sala, a tutti quanti voi un grazie e un benvenuto. È un SOS, siamo abituati agli SOS per il nostro ospedale. Il codice rosso rappresenta questo SOS. Io devo dire che è un SOS che è sempre sistematicamente partito e sempre ha attirato l'attenzione degli amministratori di questo comune, per cercare di portare una difesa a questo ospedale. E perché difendere l'ospedale di Soveria Mannelli? Questa è una domanda che ci siamo posti ormai da anni, ma in tempi di piani di rientro, in tempi in cui non si parla d'altro che di ospedali spreconi, noi ci siamo chiesti, abbiamo il dovere di chiederci, è giusto difendere l'ospedale sotto casa? Perché difendere l'ospedale di Soveria Mannelli? E ci siamo risposti, ci siamo dati delle risposte. Ci siamo detti che questo non solo è possibile, ma è doveroso, è anche doveroso. Perché? Questa è l'unica struttura sanitaria della Valle del Reventino.
Non vi debbo dire certo io le condizioni difficili di questo territorio interno della Calabria centrale. Conoscete bene le condizioni climatiche invernali, particolarmente rigide e sfavorevoli, favorite da un'altitudine media sul livello del mare di 1000 metri. Conoscete bene la difficoltà dei collegamenti, lenti e assolti esclusivamente da un sistema viario antico e di tipologia tipicamente montana. L'economia di questo posto, escluse poche eccellenze, è approssimativa e problematica. Tutta questa valle conta un bacino di 40.000 abitanti, distribuiti in più di 20 comuni, a cavallo tra le province di Catanzaro e Cosenza. E c'è anche un dato nuovo a questo punto che vorrei sottolineare. Nell'ambito della politica regionale di coesione per il ciclo 2014-2020, particolare attenzione, quale strumento per lo sviluppo dell'intero Paese, badate bene, è stata posta alle cosiddette aree interne. Parte prevalente del territorio italiano è contraddistinta dalla presenza di piccoli comuni, lontani dai servizi essenziali, quali la scuola, la sanità, la mobilità. E la marginalizzazione di tali aree assume quindi rilevanza nazionale. Questo dice la strategia delle aree interne. Il documento di indirizzo per la programmazione della politica regionale ha infatti riconosciuto che lo sviluppo dell'intero Paese dipende anche dallo sviluppo delle sue aree interne e dal freno che riusciremo a porre all'abbandono del territorio. E quindi, detto questo, c'è da dire che l'ospedale di Soveria Mannelli supporta, oltre che i bisogni di salute delle popolazioni locali, anche le esigenze sanitarie legate al turismo estivo e invernale. Si tratta di una struttura strategica per posizione geografica e tipologia di offerta sanitaria nella rete ospedaliera della provincia di Catanzaro e un tempo comportava anche un'importante mobilità attiva interprovinciale. Vanta una storia, e mi siete testimoni, fatta di efficienza e di servizi a volte eccellenti, con un bilancio sempre inattivo fino al 2005, quando venivano chiuse 3 sale operatorie su 3, così d'amblè, insieme al punto nascita che vantava il primato del parto in acqua e del parto umanizzato. Tale provvedimento di chiusura, come ricorderete, come gran parte di voi ricorda, a causa delle lungaggini dei lavori di ripristino, finiva per danneggiare profondamente la produttività e quindi i numeri della struttura, che nel frattempo veniva anche spoliata di risorse umane fondamentali. E su quei numeri falsati, voglio ancora ribadirlo in questa sede, siamo stati giudicati, e su quei dati falsati è stato decretato il destino di questo ospedale. Ciò nonostante, l'ospedale di Soveria Mannelli continua ad erogare prestazioni sanitarie di qualità e a dare risposte di salute ai cittadini. Ora possiede 2 sale operatorie completamente rinnovate e a norma, ma poco usate, un reparto di medicina, un reparto di pediatria e un laboratorio analisi completamente rinnovati e moderni. Perché sprecare tali risorse? Questo sì che sarebbe uno spreco. La dotazione organica, anche se ormai gli sgoccioli, è costituita da personale fortemente motivato, che vuole continuare a prestare con abnegazione la propria opera in un ospedale considerato da sempre come un'azienda di famiglia e non come un posto di lavoro qualsiasi. Questo è uno dei tanti segreti di questo ospedale. Questo ospedale rappresenta non solo un servizio fondamentale e insostituibile nell'ambito del territorio montano, ma trova spazio legittimamente anche all'interno della rete ospedaliera di una regione come la nostra, che dovendo crescere ancora tanto sul piano dell'offerta sanitaria di eccellenza, non può privarsi di efficienti ospedali periferici come questo, che filtrando le prestazioni di primo e secondo livello sollevano le strutture cosiddette di terzo livello da una mole di interventi che andrebbero a inficiare negativamente lo sviluppo delle super specializzazioni a cui queste ultime sono votate
e di cui la Calabria ha bisogno se vogliamo ridurre la mobilità passiva che ci affligge verso le altre regioni, verso le regioni del centro-nord. Chi non conosce le estenuanti e mortificanti file d'attese presso il pronto soccorso degli ospedali cittadini, che ormai sono al collasso, tra l'altro? Per questo l'ospedale di Soveria Mannelli non va soltanto salvaguardato, ma anche potenziato, salvando tutte le prestazioni che attualmente eroga, intervenendo subito con la sostituzione delle risorse umane che andranno in pensione e implementando con modesti investimenti le tecnologie esistenti, in primis le diagnostiche, la radiologia e il laboratorio. Riteniamo che l'ospedale di Soveria, sin dal 1974, epoca in cui ha aperto al pubblico, sia stato un successo per la politica sanitaria calabrese, un successo per le istituzioni pubbliche, e abbia rappresentato, e speriamo continuerà a rappresentare, in questo entroterra montano, il volto di uno Stato amico e rassicurante. Piccoli aggiustamenti sono necessari, investimenti rilevanti sul piano della spesa sanitaria regionale, per far sì che le sue prestazioni possano rientrare in quei canoni di qualità, appropriatezza, accessibilità, sicurezza e sostenibilità economica a cui la politica sanitaria deve guardare oggi con particolare attenzione. La razionalizzazione del sistema sanitario calabrese è un compito doveroso, purtroppo, in tempi di piani di rientro. Altrettanto doveroso è però garantire a tutti i cittadini, anche a quelli che abitano in territori marginali come il nostro, pari dignità e il diritto alla salute. Qualche tempo fa la Repubblica titolava «Salvate gli ospedali di montagna, sopprimere le sale parto è il primo passo per far morire le nostre comunità». E così purtroppo è successo anche a noi. E l'articolo continuava «In montagna bastava un niente, in ospedale non ci arrivavi e si moriva sulle strade». Poi, con la ricostruzione, i reparti si sono spinti nelle valli, il diritto alla salute come all'alfabetizzazione è diventato una conquista sociale. Ora quindi non si può tornare indietro. Deve essere chiaro che così lo Stato abbandona il territorio e condanna alla marginalità milioni di cittadini. Lo svuotamento della sanità periferica, concentrata nei capoluoghi e nelle pianure, è il disarmo estremo dell'Italia che si ritira nelle città dei voti e dei consumi. Si è cominciato dai tribunali, dalle scuole, dalle poste, dai negozi, dalle piccole aziende. Adesso tocca agli ospedali, ridotti a implorare il permesso di resistere aggirando i numeri stabiliti a Roma. Per chi sta in montagna il destino è segnato, se un servizio ti è necessario devi andare via. Ma una società avanzata deve trovare soluzioni aggiornate per offrire parità di servizi a chi risiede nella città e nei paesi. Una sanità di qualità è un diritto essenziale e non può essere silenziosamente smantellata. La nostra Costituzione, viva Dio, all'articolo 32 stabilisce che quello alla salute è un diritto universale, individuale e collettivo e va perseguito e promosso, così come dichiarato anche nel 1948 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ciò nonostante, le diseguaglianze crescono e cronicizzano e la lettura dei bisogni è condizionata sempre di più dalle opportunità dei decisori. I modelli della sanità in Italia si moltiplicano, differenziandosi, così come le diseguaglianze intra e interregionali, mentre i bisogni rimangono inevasi e rimarranno inevasi fino a quando saranno i budget a guidare le pianificazioni. I LEA, cosiddetti livelli essenziali di assistenza, sono da sempre disattesi in quelle regioni come la nostra in perenne disavanzo economico e con rientro discrezionali. Quali essenzialità quindi vengono riconosciute? Quali equità?
L'attacco agli ospedali di montagna spiega anche l'esodo dei giovani verso le città, il crollo della natalità che è sotto i nostri occhi, nelle valli appenniniche e anche nel meridione d'Italia. È ora quindi di riguadagnare un passato glorioso, il passato glorioso del nostro sistema sanitario nazionale. Senza reparti garantiti anche gli specialisti fuggono. Oggi trovare un pediatra in montagna è come dare la caccia allo Yeti e senza inversione di tendenza le prospettive future sono ancora più disastrose. Sui malati di periferia, nei paesi che nessuno sa dove si trovano, l'Italia si gioca la possibilità di restare dignitosamente una nazione. Vogliamo essere ambiziosi? Proviamo a partire da Soveria. E io sono fiducioso perché so che sicuramente il direttore generale, dottor Giuseppe Perri, avrà delle cose buone da dirci. Grazie e buona continuazione. Ringraziamo il sindaco Leonardo Siriani per l'attenta disamina che ha fatto sull'ospedale che conosce bene, essendo stato medico per tanti anni nella struttura. Adesso la parola va al direttore sanitario del presidio unico dell'ASP di Catanzaro, dottor Gallucci, con cui ci siamo già incontrati. A dire la verità abbiamo avuto una intesa quasi perfetta su tutti i punti di quelli che prima Antonello Maida ha tracciato. Mi auguro questa sera sia qui per confermarlo. Allora, intanto sono emozionato di partecipare a un convegno pubblico in cui noi del tavolo dei relatori e voi praticamente siamo sposati in un unico obiettivo, quello di garantire a tutti i costi il funzionamento del nostro ospedale. Io sono stato nominato il 1° di agosto del 2017 e uno dei miei primi passi all'interno del mio percorso lavorativo è stato quello di andare a visitare i 3 ospedali di cui mi onoro di dirigerli, ovvero sono stato a Soverato, sono stato a Lamezia e poi in ultimo sono salito su a Soveria Mannelli. Beh, mi sono trovato davanti a una struttura diciamo ferma dal punto di vista diciamo architettonico, ma piena di un fermento operativo che non ho trovato negli altri 2 più grossi presidi. Ho visto un personale che non si barrica dietro funzioni o titoli o ruoli, ma un personale che collabora per raggiungere l'obiettivo comune, che è quello di garantire al cittadino che si reca in ospedale una giusta assistenza. È vero, ci sono delle problematiche, nessuno le nasconde. Il nostro presidente Maida e il nostro altro presidente Siriani hanno fatto un elenco puntuale delle problematiche presenti nel nostro ospedale, però voglio darvi la mia sensazione. Noi dobbiamo assolutamente, sindaco, smetterla nell'essere pessimisti. L'ospedale di Soveria Mannelli è una realtà. È una realtà che ha bisogno di nuova linfa, però c'è, ci sarà e sarà sempre, come dire, sotto l'occhio benevolo delle direzioni generali che si succederanno, ma anche sotto l'occhio vigile di un direttore medico che ha le responsabilità igieniche organizzative. Ovvero, la mia è una funzione di coordinamento di tutto ciò che è il contenuto di un ospedale, dal personale alle strutture alle apparecchiature. Ci saranno novità che poi vi elencherà il nostro direttore generale. Ci sono in atto, ne ho parlato con il signor Siriani, delle piccole riflessioni organizzative sul nostro presidio ospedaliero. Vorrei fare alcune modifiche strutturali all'interno, ricollocare funzioni all'esterno che non sono prettamente ospedaliere.
migliorare la fruibilità anche della stessa direzione medica di presidio posta in una collocazione lontana dall'utenza. Non è possibile avere in un ospedale una direzione sanitaria che non sia raggiungibile da tutti. Non c'è l'ascensore, i disabili non possono salire. Ho in mente di ristrutturare un intero piano, collocare la direzione, spostare alcune attività del distretto, ovvero dell'emergenza, nella vecchia farmacia e porre in essere all'interno del presidio una nuova riorganizzazione logistica, strutturale e funzionale. Le critiche mosse dal nostro presidente Maida, una tra tutte è quella dell'ufficio ticket. L'ufficio ticket è un ufficio che dipende in linea gerarchica da me, anche se a gestirla direttamente c'è un direttore amministrativo, però nel momento in cui si è verificato il problema sono salito su insieme anche al direttore amministrativo, abbiamo cercato di porre in essere una revisione organizzativa dello stesso ufficio e abbiamo cercato di dare una soluzione. La soluzione l'abbiamo data in parte, ma prossimamente riusciremo a far ripartire l'ufficio ticket in concomitanza, dottore Maida, con l'avvio delle attività del laboratorio, perché sapevate e sapete benissimo che il sabato erano le prestazioni ambulatoriali preeminenti e quindi l'ufficio ticket era presente per regolare le attività amministrative, contabili e economiche dei pazienti che fruivano del nostro eccellente punto prelievi che afferisce al nostro laboratorio diretto dal nostro eccellente dottor Potente. Quindi siamo in una fase di revisione organizzativa dello stesso ospedale, sto mettendo mano alla pianta organica per cercare di ottimizzare ancora di più, se c'è la possibilità, l'utilizzo accurato delle risorse umane presenti. Delle varie sostituzioni poi parlerà il nostro direttore generale. Il mio compito è quello di, in questo momento, di far funzionare quello che ho nelle mani e quindi mi tocca un compito abbastanza difficile. Da uomo della Calabria devo dire una cosa, e me la devo dire a voce alta. Io non ho mai creduto nella spending review lineare, specialmente in sanità. In sanità non si può in nessun modo chiudere l'opportunità di una sostituzione programmata del personale, non si può. Noi abbiamo perso anni di esperienza perché molti colleghi sono andati via e molti colleghi non hanno dato il loro know-how, la loro esperienza a chi avrebbero dovuto dare sul campo, cioè ai nuovi assunti. La realtà di Soveria Mannella è una realtà, secondo me, non negativa, anzi ha una sua funzione molto importante su un territorio che ha una orografia abbastanza complessa, come diceva il nostro sindaco, ha una popolazione di circa 40.000 abitanti, come diceva, e quindi è non pensabile, cioè non è giusto che per piccole prestazioni, per prestazioni di primo e secondo livello, la nostra cittadinanza, cioè i nostri concittadini, si debbano spostare o essere trasferiti su Lamezia o su Catanzaro. E quindi l'importanza di questo presidio è un'importanza strategica per l'intera sanità del centro area della Calabria. Vi devo dire anche che ultimamente, grazie all'agire della nostra direzione strategica, abbiamo avviato un percorso di budgeting, ovvero di assegnazioni di obiettivi ai vari direttori di dipartimento, a cui ho partecipato da direttore del presidio unico ospedaliero, e abbiamo analizzato molto puntualmente la mobilità che esiste da questi territori verso le altre realtà ospedaliere. Beh, faremo un'analisi accurata
e tireremo fuori effettivamente la mobilità dei nostri cittadini del Reventino, dell'area del Reventino, verso quali ospedali vengono dirottati. L'analisi noi l'abbiamo fatta e per l'appunto abbiamo intrapreso con il direttore dell'area di programmazione e controllo, il dottore Carmine dell'Isola, i direttori dei dipartimenti ospedalieri, delle azioni mirate in modo tale da analizzare la mobilità verso Cosenza, verso Catanzaro, verso altre realtà calabresi, per non parlare poi delle realtà extraregionali, per porre, come dire, freno a questo, a questa fuga. Ma la fuga viene arrestata anche, caro sindaco, anche dal fatto di dare stabilità a una popolazione e dire: il nostro ospedale c'è, venite, ci siamo. Allora il mio compito è proprio questo, di dirvi che il nostro ospedale esiste, ci sarà, e dalle analisi che faremo e che saranno pubblicate, le esterneremo, avremo anche l'opportunità, per come chiedeva il dottore Maida, di poter dirottare attività di altro genere ambulatoriale, in modo tale da riuscire a far lavorare il presidio ospedaliero unico in modo appropriato, ovvero cercare di mandare su a Soveria Mannelli, giù a Soverato, professionalità tali per cui i nostri cittadini vengano in ultima analisi serviti nell'ospedale. Il nostro punto di riferimento è il nostro SPOC, che è l'ospedale di Lamezia Terme, un grande ospedale depauperato però negli anni anche lì delle figure professionali, che in questo momento, devo dire, ha una previsione di sviluppo enorme. Il direttore generale, che ho alla mia destra, ha avuto un ruolo importante in questo, perché ha riempito di contenuti, ovvero di uomini eccellenti, i vari reparti che erano da anni privi di primariato. Quindi il sostanziare una struttura così grande com'è quella di Lamezia, quindi individuare nuovi primari, non fa altro che rassicurare i nostri cittadini di una vicinanza dell'istituzione ai propri bisogni di salute. Ci sono dei grossi investimenti che l'azienda farà in modo tale da assicurare e garantire i servizi essenziali al nostro territorio, specialmente nell'ospedale di Lamezia, ma vi preannuncio che anche nell'ospedale Soria Mannelli ho posto in essere e ho in mente di fare lavori anche strutturali per dare un comfort migliore ai nostri concittadini di Soveria e dell'area del Reventino. In ultima analisi, che cosa voglio darvi come messaggio? Il messaggio è un messaggio di realtà e attenzione ai problemi del nostro ospedale, questo di Soveria Mannelli in particolare, visto che in questi anni ha avuto un po' di problematiche e disavventure organizzative. Però, per come vi dirà il direttore generale, io vedo un momento roseo, caro signor Sirianni. Non siamo al punto del non ritorno, siamo a un punto di un'analisi concreta da parte di una direzione strategica che c'è sul problema e che ha avanzato e avviato un processo di riorganizzazione per l'intera area ospedaliera dell'Ast molto importante. Un plauso io lo faccio a tutti i vari dipendenti che sono all'interno di questo ospedale. Non vedo il dottore, il primario del pronto soccorso, con il quale ci sentiamo all'incirca ogni giorno, vedo la dottoressa Marotta, vedo molti colleghi, vedo molti collaboratori della direzione. Il senso dell'appartenenza è un senso, dà l'importanza alla pubblica opinione di quello che è il nostro agire. Ci saranno momenti di scontro, non dubbio. Io non sono uno facile,
però il mio agire viene posto in essere esclusivamente per il bene generale di tutti. Ci saranno momenti in cui qualcuno verrà a lamentarsi del mio essere direttore. Io sono il direttore dell'ospedale e quindi ho l'onere e l'obbligo di prendere decisioni per il bene di tutti. Ringrazio per essere stato invitato, ringrazio della presenza il nostro deputato Ippolito, ringrazio della presenza il nostro senatore concittadino di Soverato, la nostra senatrice Vono, e ringrazio voi cittadini che ogni giorno, in caso di necessità, usufruite delle attività dell'ospedale di Soria Mannelli. Spero da qui a qualche mese di rifare un pubblico incontro di nuovo tutti noi per dirvi, per fare un'analisi accurata di quello che abbiamo messo in essere tutti insieme per la salvaguardia di un presidio importante qual è quello di Soveria Mannelli. Grazie. Ringraziamo il direttore sanitario del presidio ludico Callucci, che ha dato buone prospettive di speranza per quello che sarà il futuro organizzativo per quanto riguarda le sue funzioni dell'ospedale. Adesso passiamo la parola al direttore generale, dottor Giuseppe Perri, che è inutile dirlo, noi come comitato abbiamo avuto nel tempo rapporti con quasi tutti i direttori generali che ci sono stati da 11 anni a questa parte. Il dottore Perri, lo abbiamo detto più volte, è stato quello che a nostro giudizio da comitato, e noi abbiamo un aspetto critico su questa cosa, non è che facciamo disponibilità gratuite, è stato quello che finora ha avuto una maggiore considerazione verso la nostra struttura. Speriamo che questo continui da parte sua, anche se addirittura d'arrivo, perché sta per finire il suo mandato. Io vedo che davanti al prospetto che abbiamo avuto da Scura quel giorno, che vede quello che saranno le implementazioni su Soveria per quanto riguarda il personale, e questo che è l'aspetto più importante lo chiediamo proprio al direttore generale, a cui lascio la parola. Grazie signor Siriani e grazie a Maida, presidente del comitato, per avermi invitato. Io, appena mi hanno invitato, ho accettato di buon grado, perché per una mia storia personale e professionale i confronti così civili e educati come si tengono in questa sala con dei cittadini davanti che sono i fruitori ma anche i pagatori del diritto alla salute, naturalmente mi pongono in una situazione, come dire, anche di obbligo morale nei vostri confronti di fare anche dei rendiconti. E saluto tutti gli operatori sanitari e amministrativi della nostra azienda che sono qui presenti, da quelli che hanno responsabilità dirigenziali ai singoli operatori, e anche a loro dico grazie, perché certe volte si sono sobbarcati l'onere di farsi in due, no? Anche se fisicamente non è possibile, ma hanno fatto il possibile. Quindi questa è testimonianza anche di, come dire, di una cosa che va oltre il lavoro, ed è anche l'affetto e il desiderio, caro signor sindaco. Ecco, io ti saluto, con te ci diamo del tu perché siamo colleghi, abbiamo lavorato tanti anni. Sono qui anche per rendere, come dire, informazione ai due rappresentanti istituzionali della Repubblica, l'onorevole D'Ippolito e la senatrice Vono, che non ho avuto il piacere di stringere la mano, ma lo farò appena scenderò da questo palco. E per dirvi, ecco, io non sono, come dire, un alieno ai problemi della sanità. Io sono un medico, Alessandro Siriani diceva, tra poco diciamo finirò anche questo incarico, sono un medico che pensa di conoscere bene la sanità della provincia di Catanzaro. Mi limito solo a questo perché ho lavorato in ambiti delle aziende sia ospedaliere che sanitarie di questa regione. Ero qui nell'anno 96 con il dottore Maione quando, diciamo, decidemmo di fare la dialisi a Soveria Mannelli. E poi mi sono sempre sentito vicino,
per una rete di amicizie che sono anche qui in questa sala, ho fatto anche il consigliere della comunità montana, vengo da un paese di alta collina che è Falerna Paese, quindi posso immaginare qual è l'importanza e il vissuto di ognuno di voi rispetto anche a delle esperienze personali che avete avuto riguardo all'ospedale. Certamente io ho partecipato in una bella riunione qui organizzata dalla dottoressa Marotta, fatta non tanto di ricordi così, ma di come in questo ospedale, onorevole D'Ippolito, c'è ancora questa medicina sobria, priva di queste elucubrazioni numeriche, che privilegia, diciamo, il rapporto di umanizzazione all'interno dell'ospedale, che è anche uno di quei valori della qualità percepita dai cittadini. Quindi capisco quale può essere il loro lutto, no? Per avere perso un ospedale che aveva nei tempi grande importanza, e abbiamo portato anche le nostre mogli a partorire qui, quindi tralascio il passato. Oggi dobbiamo parlare di presente, e questo ve lo voglio dire anche con una grande chiarezza davanti ai due rappresentanti della Repubblica. Il problema della sanità in Italia è regolato da leggi nazionali. Ultimamente, nel 2015, è stato emanato un decreto ministeriale sugli standard ospedalieri, che ha configurato le tipologie di ospedali, e soprattutto mirate a un criterio cosiddetto degli standard. Il principio al quale è ispirato questo DM70 del 2015 è quello della sicurezza, diciamo, delle cure, della prevenzione degli errori sia degli operatori sanitari, delle condizioni di sicurezza, e quindi si sono stabiliti dei gradienti di ospedale, dall'ospedale generale all'ospedale cosiddetto di primo livello, chiamato anche con un termine anglosassone SPOC, e poi agli ospedali di secondo livello, i cosiddetti HUB. In questo discorso si è inserita la Regione Calabria, che dal 2009 è in piano di rientro. Quindi dal 2009, diciamo, è iniziata un po' questa contrazione dei servizi negli ospedali attraverso giunte di sinistra, di destra, quindi senza fare appartenenze politiche. E questo ospedale, è stato depauperato dal punto di vista di come era prima. Nessuno di noi può dire che questa cosa non corrisponda a verità. Io sono arrivato nel marzo 2015, 30 marzo 2015, devo dire la verità, anche con un certo timore di non riuscire in questo intento, e con la simpatia con la quale ho guardato sempre questa zona montana, e con l'affetto anche, ho cercato di capire la situazione. Mi sono reso conto naturalmente di un pronto soccorso che non era né attrezzato strutturalmente né tecnologicamente, dal punto di vista proprio, e di ricostruire, partendo proprio da un servizio proprio di prossimità per l'urgenza, ricostruire un pronto soccorso. Io lo voglio ricordare a tutti, perché anche per me sono mesi di rendiconto che io debbo, sento in maniera doverosa di fare. Noi abbiamo ristrutturato l'ospedale, vi posso dire anche, abbiamo speso per l'ospedale di Soveria Mannelli circa 630.000 euro, di cui 370 per lavori edili, 69 di arredi sanitari, 98.000 euro di apparecchiature e 90 milioni di euro per il rifacimento di tutti gli impianti del pronto soccorso. Questi sono dei conti. L'onorevole D'Ippolito, mi pregio anche di essere un suo amico, e lo stimo tanto, non conosco la senatrice Vona, ma di lui mi permetto di dire queste cose, mi farà da garante se leggo qualche cosa che... Allora, sono 90.000 e non 90 milioni. 90.000, scusate. Ti ringrazio, perché del diavolo, ecco, quindi mi farà da, quindi ho detto, quindi 630.000 euro, e di cui, ecco, dato che siamo abituati con i numeri adesso più grossi, quindi voglio dire, abbiamo fatto questa cosa qui. Ci siamo posti anche con i colleghi dell'ospedale da dove ripartire, e ne abbiamo discusso insieme
con il dottore Tomasello prima e con il dottore Gallucci dopo, di creare delle cose che potessero essere utili in una visione di quella che vi ho detto prima, e quindi la medicina generale con annessa una lungodegenza che dobbiamo ancora attivare, perché dobbiamo reclutare un medico che abbiamo già autorizzato e di cui si stanno espletando già le procedure, e poi un numero adeguato di infermieri per aumentare quel numero di posti letto che diceva Maida. Quindi io spero che alla fine di questo colloquio, però devo dare il tempo, devo, come dire, accelerare perché ci sono gli onorevoli che devono parlare, che questo codice, che in questo momento è rosso, non è che sembra, è rosso, possa attenuarsi, diventare nel nostro gergo un codice almeno giallo o verde in riduzione, non dico bianco, per far sì che, come diceva Gallucci, noi possiamo, come dire, lasciarci anche stasera con delle parole di speranza. E vado ai tempi nostri. Circa un mese addietro siamo stati, diciamo, io ho convocato l'onorevole D'Ippolito, ricevuto insieme ai due comitati, quello di Lamezia e questo del Reventino, che è qui presente al tavolo, dall'ingegnere Scura, al quale l'onorevole D'Ippolito ha fatto una dissertazione, diciamo, sulla situazione sanitaria generale della Calabria, che come sapete non è rosea, ha manifestato anche, diciamo, dei dissensi rispetto all'impostazione che hanno dato, ma questo poi lo dirà lui. E diciamo, i comitati si sono espressi rispetto alle problematiche di Lamezia e di Soveria Mannelli. E la cosa che abbiamo rappresentato, e la cosa che preoccupa un direttore generale con la testa sul collo, è quella che noi, che cosa, il piano di rientro, lo dico in soldoni, in che cosa è costituito? I risparmi che abbiamo fatto nel piano di rientro sono legati tutti, mi assumo la responsabilità di questa affermazione, al personale che negli anni è andato in pensione. Noi abbiamo, come dire, risanato in parte, non completamente, i nostri bilanci con la riduzione della spesa del personale. E fino a un certo punto questa cosa, diciamo, può essere tollerabile perché, come dire, c'erano delle ridondanze anche che costituivano, come dire, un aggravio per i bilanci aziendali. Però adesso, oggi, nel 2018, a maggio, questa situazione sta diventando grave, perché nel 2017, ce l'ho qui i numeri davanti, e nel 2018 sono andati via, diciamo, 250 persone complessivamente. Vi dico anche i numeri singoli dei pensionamenti che ho qui. Sono andati via nel 2017 112 dipendenti, nel 2018 138, quindi un totale di 250 persone. Voi capite bene che in queste 250 persone, ci sono le 15 anche qui di Soveria Mannelli che usciranno in quest'anno, noi avremo dei seri problemi, perché il direttore generale non ha né la bacchetta magica, né diciamo Nembo Kid, e né nemmeno ha dei poteri divini di moltiplicare i pane e i pesci. E quindi questa cosa è stata rappresentata con grande educazione e serietà all'ingegnere Scura, che ha detto: i direttori in questi giorni mi presenteranno, diciamo, un piano di sostituzione. Se gli chiedessi 250 persone sarei un incosciente. Io ho adottato una delibera nei giorni scorsi in cui ho fatto una disamina, questa, diciamo, è la tabella, delle necessità, almeno quelle impellenti da colmare proprio per garantire la continuità assistenziale senza andare. E per Soveria Mannelli ho fatto delle richieste, alcune delle quali sono già oggetto, già in itere di assunzione, altre sono queste nuove che ho fatto, della sostituzione di 11 unità, che vi dico perché sono nell'allegato. Un medico per il laboratorio analisi più un tecnico per il laboratorio analisi, un infermiere per il supporto nelle sale operatorie e all'anestesia, 5 infermieri di medicina generale, 2 infermieri per il pronto soccorso e un tecnico di radiologia. Questo per colmare, diciamo, le urgenze, perché questo piano 2018
costituisce uno stralcio del piano triennale delle assunzioni che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a fare tenendo conto da anni, diciamo. E fare un piano triennale per noi, diciamo, significa, diciamo, metterci anche del tempo, c'è un gruppo di lavoro all'azienda che ci sta lavorando e quindi se l'ingegnere Scura, diciamo 250 se ne sono andati, ce ne assume tutti 128, voi sentirete da Catanzaro che scoppieranno i fuochi d'artificio perché per la prima volta ci ascolterà in maniera compiuta. Quindi io dico che da questo punto di vista il direttore generale ha bisogno di muoversi in sintonia con noi, anche i rappresentanti politici, con i comitati, perché non stiamo chiedendo la luna. E Maida faceva riferimento ai ritardi anche per fare, diciamo, avere poi questo personale, a parte l'autorizzazione dobbiamo fare prima la mobilità regionale e interregionale, poi l'utilizzo di eventuali graduatorie, poi se non vengono coperti i posti con queste procedure dobbiamo fare indire un concorso pubblico, quindi ce ne andremo alle calende greche. Noi abbiamo adottato per sopperire al problema del laboratorio in urgenza di indire un avviso di mobilità con l'utilizzo di una graduatoria per i tecnici del laboratorio presente a tempo determinato per l'azienda Mater Domini, dalla quale pensiamo di reclutare immediatamente un tecnico di radiologia. E seguo il canovaccio che avevate dato. Quindi questo 15, abbiamo richiesto 11 unità, ma avevamo anche altre assunzioni in corso sia per infermieri sia per un medico per la lungodegenza, medicina lungodegenza, del laboratorio analisi, quindi abbiamo, diciamo, parlato. Vediamo cosa si potrà fare, perché se riusciamo ad avere il personale, poi il ticket, vi dico qual è la soluzione avremmo pensato. Rispetto alla proposizione della, diciamo, dell'aumento del numero di posti letto, diciamo non è più un discorso più posti letto è meglio, perché quando noi rendicontiamo poi in sede di valutazione il cosiddetto indice di copertura dei posti letto, dobbiamo avere degli indici di copertura del posto letto che siano, diciamo, quindi è bene avere i posti letto che servono e che sono congrui rispetto ai pazienti che assistiamo per non avere dei vuoti che poi dovremmo, diciamo, giustificare. Quindi io direi che se noi attiviamo i 12 posti letto di medicina con i 6 di degenza, di lungodegenza, la situazione può essere, diciamo, soddisfacente. Poi magari se c'è qualcuno che pensa di poterci dare qualche altro suggerimento per la radiologia. Allora, per la radiologia noi abbiamo in previsione l'acquisto di una nuova TAC per Soveria Mannelli. Voi sapete che adesso gli acquisti di attrezzature, per il discorso della concentrazione degli acquisti per raggiungere economie di scala, sono, diciamo, delegati alla stazione unica appaltante, che ha da un anno e mezzo la pratica per l'acquisto di una TAC per Lamezia, una per Soverato e una per Soveria Mannelli. Dico alla senatrice Vono di Soverato che quella di Soverato ogni anno, soprattutto nel periodo estivo perché è vecchiotta, ha sparato molti colpi, va in avaria, e questo ci costringe a delle cose di sacrificio per gli operatori e per i malati, soprattutto perché nel bel mezzo del caldo estivo noi dobbiamo trasportare o a Catanzaro o alla Lamezia Terme i pazienti. Quindi che cosa abbiamo fatto per Soverato? Ve lo dico perché poi qualcuno mi dice: ma perché non l'hai fatto pure per Soveria? Ho rappresentato questa situazione sia al Dipartimento Tutela Salute che al direttore generale della SUA, al dottore Donato. Dico: dottore Donato, se voi pensate, io non voglio fare gare che sono un fastidio e poi non abbiamo un apparato così efficiente, se voi non riuscite a fare questa gara generale per tutta la Calabria, per tutte le TAC, io mi dovete consentire di fare, perché non posso passare un'altra estate a Soverato con quel tipo di TAC. E siamo riusciti a recuperare la gara per la TAC di Soverato, a rimandarle il nuovo provveditore
che abbiamo assunto con una procedura rapida dell'articolo 15 septies, il dottor Iera sta lavorando su questo progetto. Quindi diciamo, noi ecco, cercherò di stimolare la sua a definire questo discorso nel quale c'è l'attacco di soveria, quindi noi avremo uno strumento più moderno, più performante per soveria Mannelli. E avevamo aperto e abbiamo aperto il servizio di oncologia, viene personalmente molto spesso il dottore Greco, il primario, per far sì, mi pare che venga il venerdì, Anna, aiutami, il venerdì. E quindi diciamo, l'ambulatorio di oncologia serve per programmare, diciamo, in questo momento il follow up di questi pazienti e a breve, se riusciremo col discorso dell'UFA, potremmo anche fare diciamo, delle terapie, magari quelle meno impegnative, antiblastiche, anche in loco. Il pronto soccorso, si parlava delle ambulanze, qui devo essere preciso perché anche qui noi abbiamo indetto, questo ve lo devo dire perché lo so che è colpa mia, onorevole Di Ippolito, io ho indetto una gara per l'acquisto di 14 nuove ambulanze nel dicembre del 2015. Non sono riuscito, per gli apparati interni che hanno definito prima capitolati in un modo, perché avevamo deciso di prenderle in leasing operativo perché per noi era più vantaggioso, perché sostituivano tutto, diciamo, ecco, c'era l'ambulanza muletto quando in caso di avaria, eccetera eccetera, non so per quali particolari ragioni, ma che posso anche sospettare, queste gare per le ambulanze non sono state portate a termine all'interno degli uffici, tant'è che ho chiesto proprio alla sua di togliermele e di farla come gara regionale, però in tempi rapidi, per avere al più presto queste 14 ambulanze per tutto il servizio 118. Due di queste ambulanze erano destinate alla Remontana con tipologia 4x4 per i periodi, diciamo, di disagio a causa della neve, e due per il trasporto neonatale. Quindi voglio dire, le cose le abbiamo messe in campo, sicuramente l'apparato burocratico non è che mi stia aiutando molto, però sono io il responsabile e devo, diciamo, intervenire. Il discorso del Day Surgery, ne parlavamo anche in macchina con lo dottore Gallucci, e già abbiamo la chirurgia generale che viene una volta alla settimana, il dottore Tedesco e i suoi collaboratori anche, naturalmente la tipologia degli interventi che possono essere fatti in loco sono interventi di bassa complessità, non sono interventi. Noi vorremmo, diciamo, ecco, le cose che avete scritto sono reali perché corrispondono alla nostra programmazione, quello di, una volta comprato un microscopio ottico, fare col dottore Durante, col dottore Sergi, una seduta di oculistica settimanale, è stata fatta, una volta è stata fatta. E poi abbiamo parlato col dottore Domenico Perri, che la popolazione di Soveria conosce, col primario ginecologo, di poter fare, diciamo, una seduta chirurgica alla settimana, ma anche una presenza ambulatoriale periodica per far sì che, come dire, non perdiamo pazienti che da qui possono andare anche su Cosenza e quindi portarli nel punto nascita di Lamezia Terme. L'ufficio ticket è un problema che io ho su tutte e due gli tutte e tre gli ospedali. Che cosa abbiamo fatto? E non potendo assumere, diciamo, perché amministrativi, quando sente amministrativi l'ingegnere Scura comincia a vibrare, e abbiamo fatto un bando di gara per l'acquisto di lavoro in somministrazione con delle agenzie dalle quali compriamo, per colmare proprio questi, il front office, che è una delle cose carenti sia a Lamezia, sia a Soverato che a la Soveria Mannelli. Addirittura Soveria Mannelli ha causato, diciamo, anche il fermo per qualche giorno, poi è stato risolto grazie alla disponibilità di alcuni operatori interni, siamo riusciti a superarlo. Quindi io ritengo che se noi acquisiamo questi due operatori ticket attraverso questa modalità, ecco, dato che diciamo, mi faceva da garante l'onorevole Di Ippolito,
Noi abbiamo questa procedura negoziata per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Ho nominato la commissione aggiudicatrice il 9 aprile, diciamo, devono valutare le offerte che ci sono pervenute. E vado avanti. Con la cardiologia abbiamo una disponibilità del dottore Ceravolo, d'accordo con la dottoressa Marotta, se poi voglio dire, qui abbiamo, io lo dico così, ma non perché è mia amica, la dottoressa Marotta, quando io ero direttore sanitario e direttore generale del Pugliese Giaccio, l'ho chiamata a fare formazione in ecocardiografia dei medici del Pugliese. Quindi voglio dire, avete secondo me una delle più brave cardiologhe della Calabria insieme ai suoi collaboratori, e sicuramente il dottore Paolo è un altro cardiologo al pronto soccorso. Diciamo, come dire, abbiamo delle professionalità interne, ma se questo, diciamo, è una necessità, avendo possibilità di assunzione, diciamo, di un cardiologo che dovrebbe, diciamo, avere il dottore Ceravolo, perché c'è un progetto ambizioso, ve lo devo dire, ne abbiamo anche discusso nel corso di quella riunione, quello di poter aprire una sala di emodinamica con la cardiologia interventistica nell'ospedale di Lamezia. La pediatria l'abbiamo detto, e devo ringraziare anche qui la dottoressa Mimma Caloiero, che in alcuni momenti di mancanza della dottoressa Mancuso, anch'essa, perché i professionisti di Soveria sono pochi, ma sono tutti bravi, questo lo dobbiamo dire professionalmente. E la dottoressa Caloiero ha colmato qualche necessità e qualche assenza della dottoressa Mancuso. Sulla gastroenterologia, se avete un po' di pazienza, stiamo espletando delle procedure per l'acquisto di questa colonna di endoscopia per garantire. Quindi voglio dire, quello che diceva Antonio Gallucci, di non essere pessimisti, i problemi nostri, purtroppo, lo dico con grande chiarezza, sono i tempi affinché le cose si realizzino. Non è un vizio solo di questa azienda, è un vizio della Calabria. Tra il dire, tra l'atto deliberativo che è fatto e poi avere materialmente il personale oppure la tecnologia proprio funzionante, ci passa del tempo. Però io le promesse le ho mantenute fino adesso. Ho aperto la nuova dialisi nell'ospedale di Lamezia Terme, qui abbiamo aperto il pronto soccorso, stiamo aprendo 3 centri vaccinali nei 3 distretti, 2 li abbiamo aperti, uno a Catanzaro e uno a Soverato, e adesso apriamo quello di Lamezia Terme. Tra un mese e mezzo inaugureremo il centro di salute mentale con il centro diurno a Lamezia, e poi apriremo il reparto di sopprimendo. No, sopprimendo. Allora, dovete sapere che c'è una legge nazionale che ha detto che per ogni distretto ci può essere un centro di salute mentale. Quando c'erano i 4 distretti, quello del Reventino, aveva, diciamo, ragione anche un centro di salute mentale del Reventino. Noi, ecco, questo, ecco, volevo informare, il centro diurno che nel poliambulatorio di Decollatura continuerà ad esistere, tant'è che abbiamo in questa programmazione che abbiamo mandato a Scura, abbiamo richiesto l'assunzione, ecco, ti dico, Dipartimento di Salute Mentale, di 8 medici, di cui 2 al CSM di Catanzaro, 1 al CSM di Lamezia, 1 al servizio dipendenze, 3 per i servizi quelli ospedalieri di psichiatria, di diagnosi e cura, e 1 per la riabilitazione psichiatrica a Girifalco, più 1 psicologo, 1 infermiere, 1 osso e 1 tecnico della riabilitazione psichiatrica. Quindi sono 12 persone che andranno a rinvigorire, diciamo, la salute mentale e il settore delle dipendenze. Questo lo dovrà, ecco, questo le volevo dire. Noi diamo le risorse, diciamo, alla dottoressa Manfredi, che come lei sa è la responsabile. Lei deve garantire, in questa logica, diciamo,
anche il centro diurno di decollatura. Però se noi, le spiego, se noi diamo il medico all'SPDC, il medico diciamo alla, il dottore Scardamaglia potrà dedicarsi completamente al centro diurno di decollatura da dove è stato allontanato. Diciamo allontanato parzialmente, perché parzialmente. Però le ripeto, io per essere credibile con l'ingegnere Scura, dei 250 gliene ho chiesti 128, perché le ripeto, batteremo le mani se riusciamo ad avere questo personale, perché poi il personale diciamo ha dei costi e ha degli impatti. Avevamo detto che non parlavamo di soldi, ma l'ultima annotazione ve la devo fare, perché c'è una legge, non mi ricordo il numero, ma mi pare che sia un collegato alla finanziaria, che ha disciplinato che per le aziende ospedaliere, diciamo a partire dal 2017, ci siano i piani di rientro dei singoli ospedali, e così per le aziende sanitarie, per i presidi, noi dobbiamo porre in equilibrio, onorevole, i presidi dal punto di vista costi-ricavi. Io vi dico la situazione attuale nell'azienda di Catanzaro qual è. Abbiamo la Mezzia Terme, che ha un equilibrio costi ricavi in disavanzo di meno 9 milioni di euro. Poi abbiamo Soverato, equilibrio costi ricavi 6 milioni di euro, e diciamo quello che mi preoccupa di più, per i motivi che diceva qualcuno prima, è quello di Soveria Mannelli, che ha un disequilibrio di 5 milioni di euro. Come si può equilibrare un bilancio di un ospedale da questo punto di vista? Aumentando la complessità delle prestazioni e diminuendo eventuali costi come spese, diciamo, ecco, come uscite. Quindi se noi aumentiamo la complessità delle prestazioni potremmo recuperare su questa cosa. E né del resto io mi posso sbilanciare più di tanto nel discorso dei costi, perché l'ospedale... No, ecco, ma allora. Sì, ecco, allora, poi andiamo. Sì, sì. Andiamo, mo adesso penso che questa cosa la riprenderà l'onorevole Di Polo. E quindi ecco, vi rappresento, l'ho lasciata per ultimo, perché io sono un medico che ha fatto le sue esperienze manageriali, Bocconi, Luis, eccetera. Però la penso pure io come lei, che diciamo non possiamo ridurla. Se io riesco, andandomene diciamo a dicembre di quest'anno, ad avere migliorato l'offerta sanitaria in questa cosa, eppure che ho sbilanciato di 10 milioni di euro il bilancio regionale, però l'importante è che ai cittadini sia rimasta qualcosa di tangibile, il pronto soccorso, la dialisi, il centro di riabilitazione. Quindi io la penso come lei, però voglio dire, siamo in un panorama adesso anche di, come dire, di movimento, anche a livello diciamo governativo. Se queste politiche così asfissianti, diciamo, per i cittadini innanzitutto, che hanno la penalizzazione, ma anche per il direttore generale, che diciamo vorrebbe allargare la borsa oltre il dovuto, io vi ricordo che ancora c'è una norma dello Stato che dice che il direttore generale che chiude in disavanzo deve essere, diciamo, licenziato. Ecco, è così la norma. E quindi, ecco, questo ricordo benissimo. Questo è il panorama. Vi vorrei rassicurare, in questo, ecco, noi possiamo darvi il nostro impegno personale, che l'ingegnere Scura, quando quel giorno io ero davanti a lui, ha detto: no, parlate col dottore Perri che se la vede lui. Io me la sono vista per le cose che dovevo fare e per approntare i documenti. Adesso non è che voglio scaricare responsabilità, dico che siamo insieme a sostenere, diciamo, questa ipotesi di consolidamento, di miglioramento, seppure parziale, di questa cosa. Poi, se nel futuro si creeranno ulteriori occasioni di fare delle cose ancora meglio, io con i piedi per terra e anche
vi ripeto, con l'onestà intellettuale che ritengo mi abbia sempre contraddistinto nei rapporti con questa città, col sindaco, col comitato, vi dico che io da questo punto di vista le cose che posso fare le ho messe in campo, le seguiamo insieme, le sosteniamo insieme e poi se ci sarà un risultato sarà un merito di tutti. Vi ringrazio. Ringraziamo il direttore generale Giuseppe Perri per le conclusioni che ha fatto su quelle che sono le sue competenze. Ovviamente il comitato resterà sempre vigile su quelle figure sia del direttore generale che del direttore sanitario, quindi saremo sempre in contatto con loro per capire lo stato dell'arte verso quale punto va. Adesso concluderà questa serata l'onorevole D'Ippolito, che si è fatto si è eretto a nome tutelare del nostro comitato. Da quando l'abbiamo conosciuto ha preso a cuore veramente quelle che sono le esigenze della sanità di Soveria e del territorio, ci ha fatto da sponda, siamo stati a Nicastro a parlare della sanità di Soveria ma anche di quella di Lamezia, di come si devono intersecare, ci ha portati da Scura, che siamo andati anche insieme al direttore generale Perri, e oggi è impegnato in una battaglia o in una visione critica della sanità provinciale, perché ci sono in atto cambiamenti radicali su Catanzaro che verranno espletati con il pronto soccorso a Germaneto, che questo causerà una serie di disparità territoriali. Lui crede che questo debba avvenire in concerto con tutto il territorio e che Lamezia, Soveria e gli altri posti non debbano subire e patire questa cosa, ma addirittura devono essere inglobati nel progetto per cercare di capire in che modo questi ospedali debbano diventare un'unica anima e un unico corpo. La parola va al onorevole Giuseppe D'Ippolito. Grazie Alessandro, io ringrazio innanzitutto gli amici del comitato per aver organizzato questa serata di riflessione e per avermi voluto qui con voi. Saluto i partecipanti a questo tavolo. Le questioni che avete messo sul piatto sono veramente tante. Io cercherò di contenere nei limiti del possibile l'intervento e parto con rispondere ad alcune delle cose che ho sentito negli interventi precedenti, poi vi darò il mio punto di vista. E la prima affermazione che ho sentito questa sera, che mi pare necessita di non essere lasciata cadere nel vuoto, è quella che ha fatto il dottore Maida, il presidente Maida, in apertura del suo intervento, quando ha detto: ma non è anomalo che un comitato che dovrebbe sollevare il problema e portarlo a soluzione tramite la politica, costituito da 11 anni, è ancora qui. E questa è una riflessione importante, ma così come è semplice nella costruzione la sua domanda, è altrettanto semplice la risposta. Voi esistete da 11 anni perché sono 10 anni che la politica nella regione Calabria ha deciso di non occuparsi del problema della sanità. E lo ha fatto un po' a causa delle necessità di intervento governativo su quella che è una potestà regolamentare regionale, attraverso l'imposizione di un piano di rientro e di un commissariamento, e dall'altra parte è dovuta al fatto che le politiche regionali, dal Consiglio alla Giunta
senza distinzioni di colori tra tutti quelli che si sono avvicendati nel governo di questa regione, hanno volontariamente deciso di non portare a soluzione il problema del piano di rientro e di recuperare le proprie competenze, b, di non intervenire neanche dove le proprie competenze permanevano, cioè nell'ambito della programmazione generale delle linee di sviluppo di un servizio sanitario regionale. E questo lo dico a ragion veduta, perché in queste ultime settimane io sto facendo il giro delle sette chiese, intendendo le istituzioni che si occupano di sanità, e oltre ad aver incontrato l'amico Peppino Perri, direttore generale, aver incontrato il commissario Scura, ho anche incontrato il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, il quale mi ha riferito che la regione Calabria ha, e lui quindi come presidente, come organizzatore dei lavori del Consiglio, ha volontariamente deciso di non portare in discussione il tema sanità, perché a parere degli uffici, quindi burocrazia che supera la volontà politica, a parere degli uffici la materia non poteva più essere trattata dal Consiglio regionale in presenza di un commissariamento e di un piano di rientro. Al che io, che ho delle opinioni opposte su questo aspetto, confortato anche da quelle che sono delle decisioni e degli orientamenti che provengono dalla giurisprudenza nazionale, ho insistito sul fatto che questo punto non poteva essere accettato come tale, ma noi dovevamo stabilire un tavolo di confronto tra istituzioni regionali, forze politiche e uffici, per arrivare ad una determinazione, a un punto certo, perché si sapesse se effettivamente la Regione Calabria non vuole intervenire in materia di sanità o se invece è possibile e per qualche motivo che mi sfugge decide di non farlo. Il presidente Irto mi ha garantito che nel giro di un tempo ragionevole avrebbe convocato tutte le forze politiche regionali, avrebbe chiesto alla Commissione Sanità della Calabria di occuparsi di questo nodo, che è poi il nodo centrale della gestione del servizio sanitario regionale. Questo me l'ha detto il 6 aprile, oggi siamo al 11 di maggio, ancora non ho risposte su quando e come si farà questo momento di dibattito. Perché, vede Sindaco, lei giustamente diceva e perorava la causa dell'ospedale di Soveria. La differenza tra la posizione di un sindaco e la posizione di un parlamentare sta proprio nel fatto che a noi tocca dover difendere tutti gli ospedali della Calabria. Capisco la sua posizione a difesa dell'ospedale di Soveria, ma per me che vengo e per la collega Vono che veniamo da questo territorio, sono da difendere l'ospedale di Soveria, l'ospedale di Soverato, l'ospedale di Lamezia, così come in questi giorni stanno facendo i nostri colleghi per gli ospedali della Calabria settentrionale e per gli ospedali dell'area meridionale. Perché in realtà noi in questi anni, a causa dell'esistenza di questo benedetto piano di rientro, stiamo assistendo ad una serie di tagli verticali con la soppressione di reparti e di servizi che hanno veramente dell'incredibile, perché questi tagli non sono giustificati da inefficienze o da carenze di domande,
Lei faceva riferimento all'esistenza a Soveria del parto in acqua, che non si faceva da nessun'altra parte qui nel comprensorio. Ricordo che a Lamezia è stata chiusa il reparto di terapia intensiva neonatale con strumentazione nuovissima. Io l'ho visitato e credo che sia ancora imballata, incellofanata e mai utilizzata o utilizzata pochissimo, con ricadute su un altro servizio, perché è evidente che se un ospedale non è in condizione di offrire il servizio di terapia intensiva neonatale, le donne non vanno più a partorire in quell'ospedale, ma si trasferiscono altrove. Ancora a Lamezia esiste un reparto di fibrosi cistica che possiamo annoverare tra le eccellenze regionali, se non forse addirittura dell'Italia meridionale, che non è operativo per carenze di personale, che non so se sono state risolte, di recente. Allora, tutto questo è asservito ad una logica, che è la logica che abbiamo sentito esprimere 10 minuti fa dal direttore generale, una visione aziendalistica del mondo dei servizi che sono alcuni anni impera nella nostra Italia, la rincorsa dei pareggi di bilancio, la rincorsa dell'equilibrio costi ricavi. Ora io lo dico e lo affermo come forza politica, perché questo è un tema particolare, è quello della sanità, ma io lo vorrei proiettare per tutto il mondo dei servizi: vincolare al pareggio, all'equilibrio costo-servizi, il mondo dei costi ricavi, il mondo dei servizi, è una cosa scellerata che come cittadini non possiamo accettare. Allora vede, dottore Gallucci e Peppino, lei ha introdotto questa visione del roseo. Allora, lo prendiamo come auspicio, ma io non riesco ad avercela una visione rosea del nostro futuro, perché se il nostro futuro è tutto quanto dipendente dalla lungimiranza di una persona, allora io non ho nessuna garanzia che l'indomani, quando questa persona non ci sarà più perché avrà cessato il suo mandato, sarà sostituito da una persona che abbia la sua stessa visione. Le garanzie della tutela dei diritti, e in particolar modo della tutela del diritto alla salute, non possono fondarsi su una persona, ma devono fondarsi sulla solidità delle istituzioni e delle norme che le regolamentano. Venendo alle cose che in origine volevo dirvi, c'è questo grosso problema che assilla la nostra regione della presenza di un commissariamento al quale tutto viene sacrificato. Vorrei ricordare che negli 8-9 anni, quelli che sono di commissariamento e di piano di rientro, abbiamo avuto nel tempo più commissari. E qual è stato? Anche subcommissari.
Qual è stato il risultato di questa successione nel tempo? Quali sono i risultati che noi oggi possiamo dire nell'attività commissariale destinata al piano di rientro? Che ci trovavamo con un disavanzo di 30 milioni di euro e ci troviamo oggi con un disavanzo di 90 milioni di euro. Quindi tutto è stato fatto tranne che un piano di rientro, se è vero come è vero, e lo dicono i numeri, e anche qui adesso ti ribalto la palla e ti chiamo a testimoniare, se è vero come è vero che i numeri dicono che il disavanzo nella gestione sanitaria regionale si è triplicata nella gestione commissariale. Una cosa ti dovevo dire. Sì. Il disavanzo quando è partito il piano di rientro era molto di più. Era molto di più, con un primo commissariamento è rientrato, con il secondo commissariamento si è triplicato, giusto? Allora, il problema, voi lo vedete bene, dove risiede se i numeri sono questi. E non è solo una questione di numeri, perché caro Presidente Maida e caro Alessandro, noi ci troviamo con una gestione commissariale che il vostro, come gli altri comitati, non li voleva neanche ricevere. Cioè ci troviamo con una gestione commissariale che riteneva che i comitati non fossero rappresentativi degli interessi della cittadinanza. È vero che poi alla fine sono stati ricevuti insieme con me, insieme con il comitato di Lamezia, ma sono stati ricevuti dopo una serie di peripezie che non vi racconto perché mi sono vincolato al non raccontarle in pubblico, ma sono state peripezie che partono proprio dalla necessità di far superare a questo commissario il dato elementare che chi rappresenta la cittadinanza, che chi rappresenta una collettività, ha necessità di essere ascoltato. L'esatto contrario che quello che l'ingegnere Scura, tanto per fare nome e cognomi, l'esatto contrario di quello che ritiene e che secondo me continua a ritenere. È in questo ambito di distribuzione delle risorse, io non posso non segnalare ai cittadini di Soveria, come sto facendo con i cittadini di Lamezia, come stiamo facendo con i cittadini di Soverato, che oggi tutto l'impegno di questa gestione commissariale è destinata a portare a casa il risultato della fusione del Pugliese con il Materdomini, che è, a nostro parere, un'operazione giuridicamente irrealizzabile, che la Commissione Sanità dell'Assemblea regionale, alla quale viene chiesta una legge regionale ad hoc, si è già espressa in senso negativo, e che è finalizzato soltanto a provocare l'incorporazione di una struttura con un'altra, con una struttura universitaria, per garantirgli un finanziamento che non ha diritto ad avere per alcune decine di milioni, quando quelle stesse risorse potevano essere impegnate su questo territorio per portare, per esempio, il numero delle assunzioni necessarie a superare la crisi di presenza di personale da, quanto hai detto, 128, quanto ne hai chiesto? 128 quante uscite su quante sono le uscite? 250 ma sono
molto di più e sarebbero ancora molto di più, alle quali io poi aggiungo che c'è un problema ulteriore, il problema connesso al fatto del pensionamento da qui ai prossimi 5 anni non solo dei medici che lavorano nelle strutture ospedaliere, ma anche dei medici che lavorano come medici di base. Noi ci troveremo nel giro di qualche anno ad avere difficoltà ad avere un medico di base. Quindi se noi aggiungiamo questo alla situazione della sanità ospedaliera, capite bene che noi ci troviamo in una situazione nella quale, se la politica a livello regionale, ed è questa la prima parte, e a livello nazionale, adesso era la parte che approccio subito, se la politica non interviene rapidamente per superare lo sfascio che è stato creato fino ad oggi, noi ci troveremo privi di assistenza sanitaria. Ecco perché io non riesco a vedere roseo nel nostro futuro. E allora vi dicevo, la politica regionale ha queste sue responsabilità, ne ha un'altra importantissima, che è quella della distribuzione, perché caro Peppino, i soldi contano. E una responsabilità grossa che ha questa regione è quella di non contare assolutamente nulla nel tavolo Stato-Regioni, dove vengono distribuite le assegnazioni di fondi, per dei fondi che fanno parte del Fondo Sanitario Nazionale, da distribuire alle singole regioni. Non contiamo nulla perché non abbiamo rappresentanza, non abbiamo un presidente, un governatore che partecipa, non ci partecipa un assessore, non ci partecipa nessuno che abbia il potere di spendere ed impegnare politicamente la regione Calabria. E allora questo che cosa comporta? Comporta che nella distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale alla Regione Calabria viene ancora utilizzato un criterio fondato, adesso ve lo dico in estrema sintesi, fondato sulla popolazione e sulla età anagrafica della popolazione calabrese, laddove invece noi proponiamo, in linea con varie associazioni di medici, che il criterio di riparto del fondo sanitario da destinare alla Regione Calabria avvenga in base alle patologie esistenti sul territorio, in particolar modo alle patologie croniche. Perché voi dovete sapere che nella regione Calabria abbiamo, a fronte di una ripartizione basata sul dato anagrafico che dice i bambini stanno bene, i giovanotti stanno così così, gli anziani stanno male, e su questo vengono poi fondati LEA, la ripartizione dei fondi. Se invece si adottasse il criterio delle patologie, scopriremmo che esistono tutta una serie di patologie croniche, il diabete, l'ipertensione, quelli collegati al fumo, quelli collegati al sovrappeso, guardate me e ce le ho tutte, che sono spesso legate anche non a fattori anagrafici, ma a fattori diversi, a fattori ambientali, per cui ne sono vittime anche persone di varie fasce di età. Bene, facendola breve, se il riparto del fondo sanitario avvenisse secondo questi criteri, alla Calabria, secondo i calcoli che abbiamo fatto insieme con le associazioni dei medici di base, alla Calabria dovrebbe essere assegnato un budget di
130 milioni annui. Se questo fosse il riparto corretto, voi capite bene che il prossimo anno usciremmo dal piano di rientro, manderemmo a casa l'ingegnere Scura, che forse manderemo a casa comunque, indipendentemente da questo. Perché con un disavanzo di 90 milioni e con un riparto da 130 milioni noi usciremmo immediatamente dal piano di rientro e avremmo la possibilità anche di programmare nuove assunzioni, nuovi incrementi di reparto, potremmo scongiurare la chiusura di servizi, penso al centro di salute mentale di Decollatura, che mi pare di aver capito bene non abbia grandi prospettive di sviluppo, e arriveremmo in una situazione ordinaria. Allora, questa è la soluzione al problema. Io capisco che voi oggi eravate assetati di sentire le soluzioni ai problemi di Soveria e li avete ascoltate, e meno male che le abbiamo ascoltate, sono state interessanti, sono state, credo poter dire a nome del Comitato, anche soddisfacenti sotto certi punti di vista, ma queste soluzioni non possono essere legate alla figura di un uomo, ma devono essere in qualche modo rese costanti, strutturali, con il disegno di un nuovo servizio sanitario regionale, competenza che spetta alla Regione Calabria, e in questo noi ci stiamo muovendo per sollecitare la Regione Calabria ad intervenire legislativamente. Bisogna superare il commissariamento e vi ho indicato due strade. Dobbiamo ritornare alla gestione ordinaria, perché è solo la gestione ordinaria che dà strumenti di garanzia che le cose che avete sentito per Soveria vengano mantenute nel tempo e vengano incrementate, perché non vedo perché non si debba ritornare alle cose che già c'erano. È solo la gestione ordinaria che dà garanzie per evitare il depauperamento delle strutture sanitarie di Lamezia, delle strutture ospedaliere di Lamezia, delle strutture di Soverato e di tutta la Calabria. Concludo dicendo che come Movimento 5 Stelle nel 2016 abbiamo avviato una raccolta di firme su una proposta di legge popolare. La raccolta di firme è andata a buon fine. Nei 6 mesi prescritti è stata depositata in Consiglio regionale. Questa proposta di legge è già un'ipotesi di diversa organizzazione del sistema sanitario regionale. Io non entro in dettagli perché mi rendo conto che adesso l'ora incomincia ad essere tarda, poi se qualcuno vorrà posso approfondire, ma questa è la strada da perseguire. Oggi quella proposta di legge di iniziativa popolare che 6.000 cittadini calabresi hanno sottoscritto è bloccata in Consiglio regionale, perché il Consiglio regionale continua a mantenere quell'atteggiamento secondo il quale ritiene che la materia sanitaria non debba essere materia di proprio interesse. E allora concludo dicendo: il ruolo dei comitati rimane essenziale, e rimane essenziale proprio per spingere la politica
all'assunzione dei propri doveri istituzionali in sede regionale, per quello che ci riguarda anche in sede parlamentare, perché solo così si garantisce il ritorno ad un sistema di gestione ordinaria del servizio sanitario, solo così si garantisce a tutti voi, o se mi consentite a tutti noi, la garanzia costituzionale del diritto alla salute. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Di Ippolito per il suo intervento e questo vi fa capire che noi saremo comunque continuamente in contatto con l'onorevole Di Ippolito, perché ormai con il comitato è nato veramente un feeling imprescindibile. Volevo sottolineare che forse mai in questo comprensorio, in questa città, c'è stata una riunione sull'ospedale dove erano presenti contemporaneamente un deputato e una senatrice, è avvenuto questo stasera, sono entrambi di 5 Stelle, e io vorrei invitare la senatrice Silvia Vono a dire qualcosa sulla... No, lo si può accomodare qua, che mi sposto io, sull'ospedale. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio Alessandro per l'invito, saluto tutti i relatori, conosco il dottore Gallucci, quindi dico che forse ci possiamo fidare della sensibilità, che lo conosco personalmente, quindi è una persona che ha voglia di fare e quindi possiamo intravedere quel futuro un po' roseo, non del tutto, ma un po', ci possiamo fidare. Sicuramente voi conoscete meglio di me il dottore Perri, a cui stringo la mano adesso, e che comunque vi ha dato prova di avere un'attenzione particolare per il territorio. Chiaramente intervengo brevemente solo per un saluto a tutti voi, perché è stato detto tutto. Solo una piccola riflessione, mi fa pensare che nel 2018 ancora per un diritto fondamentale debbano nascere dei comitati di cittadini, e questo mi fa pensare perché in questo nuovo ruolo che vado a ricoprire di parlamentare insieme a Pino Di Ippolito sento una grossa responsabilità di rappresentare lo Stato, questo Stato che però non c'è a livello nazionale e non c'è a livello regionale. La nostra regione preferisce avere uno sperpero di risorse per l'emigrazione sanitaria e non fa nulla per difendere i cittadini del proprio territorio, ma non difendere i cittadini, per tutelare un diritto fondamentale previsto dalla nostra Costituzione. Questo mi fa molto riflettere e nello stesso tempo mi fa considerare l'importanza del ruolo che adesso abbiamo e che con Pino ci proponiamo di portare avanti con concretezza. Perché va bene la pianificazione, va bene sperare in un futuro migliore, ma è importante avere delle persone concrete che hanno non la voglia di fare, ma la necessità, perché come ho detto anche tante volte, fare politica in Calabria è diventata una necessità per trasmettere veramente le esigenze di tutti i cittadini del territorio. Io ancora non ho incontrato l'ingegnere Scura, che incontrerò lunedì. Anch'io come Pino porterò le istanze. È strano che mi abbia dato appuntamento subito, dopo 2 giorni che l'ho chiamato, quindi non so, magari è stato così sollecitato, e visto che ci auguriamo che questo governo sia presto costituito, allora forse qualche porta si apre, ma vorremmo che le porte si aprissero non perché ci vedono in una posizione di più potere tra virgolette, ma si aprissero perché c'è veramente un'attenzione
per tutto il territorio che noi andiamo a rappresentare. E faccio un invito anche a voi, perché un po' non solo la politica deve cambiare, non solo le persone che hanno un ruolo rilevante nell'ambito delle strutture sanitarie devono darsi da fare maggiormente, ma i cittadini devono cambiare la loro un po' mentalità, perché capisco che ci siano delle liste d'attesa lunghissime, capisco che il diritto alla salute a volte è un'emergenza e c'è bisogno subito, però evitiamo di chiedere il favore anche per una semplice ricetta medica, una prestazione per cui a volte si può attendere, o perlomeno facciamo valere i nostri diritti, perché chi sa far valere i propri diritti mette in difficoltà la gente che invece vuole andare ancora avanti con i soliti favori a cui noi purtroppo siamo abituati, ed è difficile cambiare questo tipo di mentalità. Per cui alla politica dovete chiedere di essere ben rappresentati, e alle persone che hanno un ruolo di responsabilità dovete semplicemente chiedere con forza di fare il loro dovere. E quindi io vi lascio con questo augurio e vi ringrazio. Ringraziamo la senatrice Silvia Vono per l'intervento. Adesso possiamo chiudere, tranne se qualcuno non vuole fare qualche domanda ai relatori che sono stati sul tavolo. Se avete delle domande, non essendoci le domande, possiamo chiudere qui la serata. Ringraziamo il presidente del comitato Antonello Maida, il sindaco di Soveria Leonardo Sirianni, il direttore sanitario del presidio unico Gallucci, il direttore generale dell'ASP di Catanzaro Giuseppe Perri, l'onorevole Pino Dippolito e la senatrice Silvia Vono. A tutti una buona serata.